Buongiorno a tutti, grazie professore per la presentazione. Questo studio fa parte di una ricerca che è ancora in corso alla stazione di neurochirurgia infantile della Sapienza e che è iniziato in seguito a un tirocinio che è effettuato presso il centro di Nelda dell'Università di Yale sotto la guida del professor Lehmann, che si occupa in particolare della ricerca di questi studi. Diciamo il disturbo sensitivo uditivo è caratterizzato dalla presenza di ossessioni e compulsioni. Le ossessioni sono delle serie delle immagini che il paziente riconosce come intrusive e incontrollabili, e le compulsioni sono comportamenti ripetitivi che il paziente mette in atto in modo tale da neutralizzare l'ansia generata dalle ossessioni. Il DSM-4 specifica che il criterio importante per diagnosticare il disturbo è il fatto che questo sia episodico, ma lo stesso DSM sottolinea come questo non sia necessariamente richiesto nel disturbo in esordio precoce, quando il paziente può non riconoscere come razionali i suoi pensieri e le sue azioni, e quindi il disturbo può risultare involontario. La prevalenza della popolazione generale è al 6,3%, è calcolata, di cui il 15% colpisce il livello di tiro. L'esordio precoce del disturbo ossessivo compulsivo ha delle caratteristiche particolari, sono evidenziate ampiamente dagli studi presenti in letteratura, che presentano la prevalenza del sesso maschile, la minore incidenza di ossessioni, l'alta comorbidità dei disturbi psicotici e la familiarità del disturbo. Per quanto riguarda i disturbi psicotici, questi comprendono i disturbi del tipo transitorio, cronici e i disturbi di Tourette. Un disturbo da tic del tipo transitorio, che la sintomatologia dura più di 4 settimane, ma meno di un anno, e cronico se dura più di un anno. Per quanto riguarda invece il disturbo di Tourette, questo è caratterizzato da presenza di tic motori e vocali per almeno un anno, con periodi di tic non inferiore a 3 mesi e con un esordio al di sotto dei 18 anni. L'obiettivo di questo test sperimentale è di approfondire le modalità con cui la sintomatologia ossessiva compulsiva insieme ai disturbi psicotici si presentano in età evolutiva, e questo viene effettuato utilizzando un campione di pazienti afferenti al servizio ambulatoriale di neuropsichiatria infantile che manifestano entrambe le sintomatologie. Il campione esaminato è composto da 20 soggetti e i criteri di inclusione sono stati in età compresa tra i 6 e i 15 anni e la presenza di una sintomatologia ossessiva compulsiva e psicotica. Sono stati esclusi pazienti con diagnosi di disagio mentale e disturbi generalizzati dello sviluppo. I test sono stati scelti con particolare riguardo alla loro utilizzabilità in età evolutiva, e al paziente sono stati somministrati 3 test, che sono la Yale Global Six Rating Scale, che si occupa di valutare la gravità della sintomatologia psicosa, la Children Yale Brown Obsessive Compulsive Scale, che indaga la sintomatologia ossessiva compulsiva, e il test dell'ansia e della depressione, che indaga la presenza della sintomatologia ansiosa-depressiva. Separatamente, il genitore è stato somministrato il test di SAR-TL, che è utilizzato per evidenziare eventuali con presenza di altri disturbi psichiatrici. E passando ai risultati, analizzerò prima i risultati clinici per poi passare alle correlazioni statistiche. Per quanto riguarda i tumori semplici, in estensione si è notata una prevalenza di avvicinamento oculare nell'80% dei pazienti, seguito nel 60% da il movimento della testa e nel 35% da movimenti oculari, seguiti in prevalenza decrescente da altri tic fino al 5% con movimenti di braccia. Per quanto riguarda i tic modali complessi, nel 15% dei pazienti si osservava la presenza di tic di scrittura e di comportamento disinibito ad aggressivo, nel 10% di postura distoniche e nel 5% di comportamento impulsivo di scrittura. Passando ai tic vocali, in particolare a quelli semplici, notiamo che nel 35% dei pazienti la presenza di tic di schiarimento di gola, nel 20% di tirato spalmato e nel 15% di stire. Per quanto riguarda quelli complessi, il 30% presentava riduzione di GITAD, il 15% paridalia, cioè la riduzione di parole frasi create dallo stesso soggetto, 5% controlaria o uso di linguaggio volgare o scema, e 5% polaria o ripetizione di casi pronunciati da un'altra persona. Le compulsioni erano presenti in tutti i pazienti e la maggior parte era presentata da rituali di ripetizione, cioè il 60% dei soggetti, seguite da compulsioni atipiche e da compulsioni di verifica del 30%, ordine del 20%, di ordine del 15% e contaminazione del 5%. Passando alle correlazioni statistiche,
abbiamo osservato come correlato il punteggio standard percentile della scala dell'ansia del test dell'ansia della risoluzione con il test di Box e YGTSS, si è notata una correlazione significativa con le funzioni di ordine, di vocali complessi e l'assenza di istruzioni. Oltretutto i punteggi ottenuti alla scala dell'ansia del test dell'ansia della risoluzione sono risultati correlati significativamente con il totale delle ossessioni al test di Box e il punteggio dell'impairment, cioè della comprensione del funzionamento globale del paziente al test YGTSS, è correlato significativamente con il totale delle ossessioni del test di Box. Esaminando mediante un difetto la correlazione tra i gruppi di diagnosi su gruppo con una o con due o più comorbidità e il punteggio superiore ai test, si è osservata la presenza di un rapporto significativo tra il soggetto con diagnosi di gruppi discorsi con due o più comorbidità e il punteggio di EPOC in particolare per quanto riguarda il totale delle ossessioni. In questa tabella si rappresenta la correlazione significativa tra i disturbi diagnosticati tramite il test di TASTL e i punteggi ottenuti ai test di EDOPS e YGTSS. Possiamo commentare che per quanto riguarda il disturbo di Tourette e il disturbo ossessivo compulsivo, la loro correlazione significativa con i test dimostra la validità dell'utilizzo di questi test che descrivono e quantificano le caratteristiche interne e note di questi disturbi. Questo si può dire anche per la disturbo d'ansia generalizzata, in quanto il sottotale delle ossessioni del test di EPOS dimostra come le ossessioni rispetto alle compulsioni abbiano un ruolo fondamentale nello sviluppo di una sintomatologia ansiosa. Ed è interessante il dato riscontrato della correlazione con il disturbo all'analisi della tensione e iperattività, che essendo correlato significativamente con test di EPOS e YGTSS dimostra come si possa ipotizzare un decorso della sintomatologia più grave nei pazienti che presentano questa comorbidità. Questo test quindi ci ha permesso di raccogliere vari dati interessanti, la maggior parte dei quali è in accordo con gli studi presenti in letteratura. Infatti la prevalenza osservata in campione è stata maschile, il 90% dei pazienti era di sesso maschile. La scala dell'ansia del test ADD è stata diagnostica di una sintomatologia ansiosa nel 15% dei soggetti e questo è in linea con il pensiero di alcuni autori che considerano il disturbo ossessivo compulsivo come inquadrabile al di fuori dei disturbi d'ansia. E questo punteggio della scala dell'ansia è risultato correlato significativamente con il totale delle ossessioni del test di EPOC, come avevo detto, quindi questo dimostra come le ossessioni siano importanti nello sviluppo di una sintomatologia ansiosa. Il punteggio della scala standard percentile del test dell'ansia della depressione è stato associato, come abbiamo visto, con i tic vocali complessi, le compulsioni di ordine e la presenza di ossessioni. Questo è molto interessante in quanto si vede come tutte le manifestazioni di questi disturbi influiscano nello sviluppo di una sintomatologia ansiosa nel paziente. La comorbidità con soggetti civili che è stata risposta del 40%, il disturbo di ansia generalizzata del 55% e la comorbidità con disturbo della tensione e dell'attività è stata riscontrata del 15% di soggetti e si è notato come questa comorbidità comporti un decorso della sintomatologia più grave. Direttamente invece dagli studi presenti nella letteratura è stata notata una correlazione significativa tra il punteggio che è posto nel sottotale delle ossessioni e l'impairment misurato al test YGTSS, permettendo di ipotizzare che questi pazienti si verifichino un decorso della sintomatologia più grave e intenso. Per quanto riguarda le ossessioni, queste sono presenti nel 20% dei pazienti e questo è un accordo con gli studi che descrivono la presenza di ossessioni in età evolutiva in una minoranza dei pazienti. E invece, direttamente dagli studi presenti in letteratura, non si è riscontrato un contenuto delle ossessioni di tipo attestivo di contaminazione, quanto piuttosto correlato a sensazioni fisiche di fastidio. Questo dato è particolarmente importante e interessante in quanto crea un ponte tra la sintomatologia ossessiva compulsiva e i disturbi piccosi. Infatti i pazienti con disturbi piccosi riferiscono di trovare delle sensazioni di fastidio e malessere e tensione che è nata prima di prima di eseguire un tic. Le compulsioni erano presenti in tutti i pazienti, come abbiamo visto la maggior parte era composta da compulsioni di ripetizione atipiche e le compulsioni atipiche sono state riscontrate in vari studi come particolarmente frequenti nella patologia a esordio nell'età evolutiva. Per concludere, questo test ha fornito vari dati che sono in accordo con la letteratura e altri nuovi,
e ci auspichiamo che la ricerca nel prossimo futuro contribuisca con nuovi studi a pianificare in modo più positivo il futuro.